Al taglio del nastro della nona edizione manca ancora qualche giorno, ma poco a poco il puzzle si sta componendo con le prime anticipazioni. Si avvicina Orticolario, l'evento culturale dedicato alla passione per il giardino, in programma a Villa Erba di Cernobbio dal 29 settembre al 1 ottobre. Il titolo è Librarsi, il tema è la luna, il fiore protagonista è la fucsia. Fin dalla prima edizione, Fondazione Minoprio ha sempre collaborato alle attività di allestimento con gli studenti della scuola di giardinaggio di Vertemate con Minoprio. Quest'anno saremo presenti, come del resto anche negli anni precedenti, con circa 15 studenti che si occuperanno insieme agli architetti progettisti dell'allestimento del padiglione centrale. È un'occasione per gli studenti non solo di formazione ma di conoscere anche le attività affini al giardinaggio che spesso in una scuola non è possibile risimulare. Il padiglione centrale è la piazza di Orticolario dove l'evento inizia e dove tutti passano. Partendo dal tema di quest'anno, la luna appunto, lo spazio verrà trasformato in Luna Park. Verrà creato un cratere centrale, missili in partenza, motori accesi, il tutto reso tramite una raffinata ricerca di essenze. Attorno si estende una superficie lunare caratterizzata da crateri piccoli e grandi, cosparsi di ampolle di vetro. Il progetto si ispira al viaggio di Astolfo sulla Luna, dall'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. Dentro queste ampolle ci sono le cose che l'uomo ha perso, in questo ci è sembrato di trovare anche una carica, se vogliamo, emotiva, umana per questo progetto, che è sempre l'aspetto più complicato da trovare. Per cui abbiamo trovato 100 vecchie bottiglie e con caratteri antichi su carta ingiallita, in carta pecorita, abbiamo scritto delle cose che l'uomo ha perso, per cui ci sarà anche il gioco per tutti i grandi bambini di andare alla ricerca di cosa l'uomo effettivamente perduto. La luna ispira tanti, ha ispirato tantissimi artisti, scrittori e ha ispirato anche il paesaggista Vittorio Peretto, che ha interpretato anche secondo le teorie di Gilles Clément, il nostro ospite d'onore, il giardino planetario. Orticolario 2017 ribadisce la sua identità, vuole essere un omaggio alla natura attraverso una concezione evoluta del giardino e offrire al visitatore un percorso sensoriale tra botanica, paesaggio, arte e design.